L'Accademia Belle Arti Michelangelo lancia il programma Agrigento 2020, ecco una sintesi delle tante iniziative che avete da svolgere. Per Agrigento 2020 e dunque per la celebrazione dei 2600 anni dalla fondazione della città, l'Accademia di Belle Arti propone, oltre una serie di altri eventi minori che saranno a corollario di questa importante manifestazione, l'ipotesi progettuale per la realizzazione di una grande opera in bronzo, alta quasi 3 metri, del maestro Vincenzo Gennaro, che rappresenta lo scontro fra Empedocle e Falaride. C'è uno scontro che ha anche delle ragioni di contemporaneità, perché il rapporto fra la crudeltà della tirannia, rappresentata chiaramente da Falaride, e la gestione invece democratica del potere fondata sulla lungimiranza della scienza e sull'amore delle arti. Ecco, quindi lo scontro fra il colto Empedocle, che tanto ha dato alla nostra città e che insieme a Pirandello possiamo considerare come il protagonista indiscusso della storia culturale di Agrigento, non soltanto noto per la storia e la filosofia, ma anche per aver fondato in qualche modo la dialettica antica, e questa gestione invece tirannica del potere, quindi fondata anche sugli abusi, che chiaramente ha dei richiami anche alla nostra storia. Questa è un'opera straordinaria. L'Accademia di Belle Arti propone anche un'ipotesi di collocazione in piazza Pirro Marconi, ma chiaramente è un'ipotesi che potrà essere in ogni caso emendata e discussa. E la nostra bozza progettuale sarà inviata per essere sottoposta a giudizio e anche ad una realizzazione, perché è chiaramente un'opera che ha dei costi significativi, all'ente Parco Valle dei Templi e al Comune di Agrigento. Quindi ci auguriamo che possa rappresentare davvero un simbolo importante per la fondazione della città e rappresentare anche per gli anni successivi al 2020 in qualche modo un simbolo significativo della vittoria della democrazia rispetto all'oscurantismo della tirannide. Da cosa nasce questa idea di svolgere questa importantissima opera per la nostra città e lasciare una testimonianza per il futuro? Per Agrigento 2020 stanno facendo tanti progetti, secondo me piccoli progetti o progetti assurdi, come per esempio l'innalzamento di un telamone, non so se con pezzi autentici o falsi, come il telamone che c'è nella Valle dei Templi, o peggio ancora come il Tempio di Dioscuri, quello è un falso. Io ho detto sempre che andrebbe demolito, se nella Valle dei Templi ci vanno delle cose autentiche. Comunque, siccome questo Tempio di Dioscuri ha sollevamento di diversi anni, di tanti anni, infatti noi lo chiamiamo Agrigento le tre colonne, perché poi fu messa un'altra colonna che non ha niente a che vedere con le colonne greche. Allora bisogna fare per questo Agrigento 2020 non le solite cose di amici amici di parenti e di come si fanno di solito l'Agrigento, ma qualcosa che rimanga negli anni e nei secoli. L'idea dell'Accademia, studiata da diverso tempo, già da qualche anno, è quella di creare un complesso monumentale in bronzo proprio in piazza Pirro Marconi. Pirro Marconi è la piazza della stazione ferroviaria che molti chiamano Guglielmo, ma è intitolata Pirro Marconi, archeologo, cosa che gli agrigentini di solito non sanno, e che dia una continuità di questo anniversario negli anni futuri e nei secoli futuri. Il bronzo chiaramente è un materiale incorruttibile negli anni, e se vogliamo veramente lasciare una traccia di questi 2600 anni d'Agrigento dobbiamo fare o quello che l'Accademia propone o cose alla stessa altezza di quello che l'Accademia propone.